la compagnia degli amici di Guido è qui nella terza domenica di Pasqua per raccontarvi una nuova e bellissima storia. Parleremo oggi delle avventure di Cleò e Fefà, ritorno a Gerusalemme. Dovete sapere che tanto tempo fa, all'epoca di Gesù, Gesù era morto, era finito in croce e alcuni dei suoi discepoli erano andati via da Gerusalemme, tra i quali c'erano anche Cleò e Fefà, che erano molto tristi, perché, oh Fefà, abbiamo buttato via 3 anni della nostra vita, ma come facciamo? Chi ci riprenderà adesso a casa? Oh Cleò, non ti preoccupare, torniamo nel nostro paese, a Emmaus, là vive il Signore della guerra, lui ci riprenderà. E così cominciarono a incamminarsi verso questo loro paese che si chiamava Emmaus, dove viveva il Signore della guerra. Mentre stavano andando verso Emmaus, però, si avvicinò a loro un personaggio che non avevano riconosciuto. Uno che, adesso vi dico chi è, ma voi, perché era proprio lui, era Gesù risorto, ma loro non riescono a riconoscerlo perché sono tanto tristi. E Gesù si accompagna a loro, dice: posso fare un pezzo del cammino con voi, cari amici? Ma certo, noi stiamo andando a Emmaus, dove vive il Signore della guerra. Ma trovarono prima di tutto un altro cartello dove c'era scritto: benvenuti a Diamantia. Eh sì, perché prima di arrivare a Emmaus c'era un paese che aveva questo nome, dove viveva Alfredo. Ciao bambini, sono Alfredo, sono il signor de Diamantia, io scavo. E voi amici, perché non venite a scavare nella mia miniera di diamanti? Vi farò ricchi! Loro sul momento dissero: ma potremmo anche provare. Provarono un giorno, provarono due, e scava, ma dopo un po' dissero: no, siamo di nuovo tristi come prima. E proseguirono il cammino. Dopo un altro giorno arrivarono in un altro paese. C'era scritto qui: benvenuti a Burlandia. Burlandia invece era un paese dove viveva il primo ministro Auguste. Ciao, benvenuti a Burlandia, qui non facciamo altro che fare delle feste dalla mattina alla sera, passiamo il tempo a fare degli scherzi alla gente che passa, venite anche voi, poi addirittura a un certo momento arrivò lei, Gioconda, la regina di Burlandia, ciao, sono Gioconda, venite a giocare con me, insomma era tutta così, dalla mattina alla sera. Allora Cleò e Fefà il primo giorno si divertirono, il secondo pure, ma il terzo cominciavano ad annoiarsi e allora decisero di riprendere il cammino. Intanto il loro amico silenzioso li accompagnava. Forse io potrei... ma no, tu cosa vuoi sapere? E alla fine arrivarono a Emmaus. A Emmaus dovete sapere che viveva il Signore della guerra. Era chiamato da tutti il grande dio della guerra, perché lui sì che sapeva far fuori i nemici, fucili, spade, e disse: oh Cleò e Fefà, benissimo, domani sarà il giorno della grande battaglia contro i nemici del re Epifane IV, a te darò un fucile, a te Fefè darò una spada, forse si morirà ma almeno passerete la vita da eroi. Cleò e Fefà dissero: beh, domani c'è la battaglia, intanto però siamo arrivati, e invitarono a cena il loro ospite. Dissero: ascolta, noi siamo arrivati, siamo qui e a cena
Sapete cosa successe? Che lui prese il pane, disse una preghiera, lo spezzò e lo diede loro. In quel momento Cleò e Fefà si ricordarono delle parole che aveva detto Gesù, che aveva detto nell'ultima cena, che lui era quel pane, il pane dell'amore, che una volta spezzato sarebbe stato più forte anche della morte. Allora capirono, è risorto, evviva, lo abbiamo incontrato, e tornarono pieni di gioia a Gerusalemme. Bambini, abbiamo finito! Ci vediamo domenica prossima! Ciao!